Ultra 2019, che disastro! Non sono uno di quelli che ama seguire festival in streaming, anzi, non mi piace per niente perché mi priva di tutta quella che è l'esperienza di un festival. Però, nel corso di questi giorni mi sono arrivati un sacco di messaggi della serie, mai visto quello che è successo all'Ultra? E allora mi sono documentato. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. L'edizione di quest'anno dell'Ultra Music Festival, svolto a Miami, anzi a Virginia Key, che è un particolare molto importante, è stata contrassegnata da tutta una serie di disavventure che non ti aspetteresti mai da un festival di quelle proporzioni. Beh, innanzitutto Ultra è un marchio mondiale, si è creato un franchising, è un festival che si ripete in giro per il mondo, in più sedi, in più versioni. Quindi, sinceramente, ti sorprende dover parlare di una serie veramente di disastri avvenuti nell'edizione del 2019. Non tanto per i problemi tecnici, che quelli, se vogliamo, ci possono anche stare, ma per altri problemi. Prima di tutto di logistica, e poi di opportunità. E infatti partiamo da questi. Nel giorno 1 il sistema delle navette è saltato completamente, costringendo tantissime persone, si parla di migliaia, a percorrere a piedi fino a 5 km perché i bus non passavano più, c'era un'unica strada neanche troppo adatta al passaggio pedonale e la polizia si è trovata costretta ad intervenire chiudendo la strada, quindi impedendo agli altri shuttle di passare. È stato veramente un paradosso, descritto da tantissimi video, stories e lamentele che hanno fatto il giro del web, cosa che per fortuna è stata aggiustata nei giorni successivi. Beh, sinceramente, si capisce che c'è stato un cambio di location, ma una cosa del genere non ti aspetteresti da un'organizzazione piuttosto rodata. Un altro caso che ha fatto molto discutere è stata la supermarchettona di KFC, Kentucky Fried Chicken, a un certo punto ben 5 minuti sul main stage con il colonnello Sanders, che è la mascotte che identifica il fondatore della famosa catena di polli fritti. Beh, al di là che la sponsorizzazione possa aver fruttato molti milioni di dollari, sinceramente non si capisce l'opportunità di un'operazione del genere, anche perché se poi rivelato un autogol, con le prese in giro del web di tutto il mondo e anche da parte di alcuni dei protagonisti del festival. Il festival è stato contraddistinto dai problemi tecnici. Un caso più eclatante è stato l'esibizione dei Cash Cash, che dopo l'ennesima interruzione uno di loro ha semplicemente randellato il mixer non funzionante in mezzo alla folla. Anche lì super iper documentato da migliaia di video. Purtroppo non posso inserire delle clip per ragioni di copyright, però trovate tutto sull'articolo di DJ Mag che riporto in descrizione. L'esibizione, senza dubbio, una di quelle più attese era nel Day 2 la performance di Deadmau con il Cubo 3.0. Una cosa che, molto avveniristica, purtroppo però anche lì c'è stata un'interruzione di alcuni minuti e il nostro Joel non ha potuto che scherzare anche sulla mascotte di KFC. Infine c'è stata l'esibizione poco convincente di Tom Morello, che se in passato il chitarrista dei Rage Against the Machine era salito sul palco per suonare un ibrido tra EDM e rock, dubstep, eccetera, questa volta faceva tutto da solo, con risultati però purtroppo abbastanza discutibili. In sostanza, non so se parlare di sfortuna, anzi in realtà non ci credo neanche. È stata veramente una serie di circostanze malaugurate che ha nominato fortemente la reputazione del festival. In tanti hanno fatto il paragone con Fire, il festival truffa, di cui ci sono anche alcuni documentari, ben due, su Netflix. E, come dire, tutta una serie di questioni di disorganizzazione, di scarsa cura dei dettagli, di mancata preparazione, che sinceramente da Ultra non ti aspetteresti. Quale sarà il segnale? Cosa ci dobbiamo aspettare? Se queste cose succedono anche in festival che comunque hanno budget, hanno una tradizione, una sostanza, è veramente finito tutto? È veramente tutto in mano agli incompetenti? O è semplicemente un incidente di percorso? Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.